Benvenuti a Subasio TV, l'emittente che vi tiene informati sugli avvenimenti culturali della regione Umbria. Fine settimana di dolcezza e golosità a Perugia e Castiglione del Lago. Nel capoluogo umbro dal 15 al 24 ottobre potremo partecipare ad Euro Chocolate, principale kermesse internazionale dedicata al cioccolato, con stand, degustazioni, eventi, sculture di cioccolato, curiosità. Dal 15 al 17 ottobre, invece, a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, l'etica incontra il gusto grazie ad Altro Cioccolato, festival della cioccolata alternativo, incentrato sugli aspetti della solidarietà e dell'equità nella produzione, nella lavorazione e nel commercio del cacao e dei suoi derivati. Continua a Trevi la rievocazione medievale dell'ottobre trevano. Domenica 17 ottobre si terrà la mostra mercato del sedano nero, prodotto della terra, tipico di questa località. Nella piazza principale del paese sarà possibile degustare il caratteristico pinzimonio, sedano intinto nel pregiato olio autoctono. Contemporaneamente, nella stessa piazza avrà luogo la sagra della salsiccia e del sedano. Appuntamento con le dolcezze dell'autunno dal 15 al 17 ottobre a Pregio di Umbertide, dove si svolgerà la sagra della castagna, giunta alla sua 43esima edizione. Degustazioni, mercato, stand gastronomici, dove si potrà apprezzare il tradizionale frutto di stagione, anche nelle sue varianti culinarie, marmellate, farine, dolci, eccetera. Castagne protagoniste anche a Morre di Baschi, in provincia di Terni, domenica 17 ottobre, durante l'omonima sagra. Continuano ad Orvieto le celebrazioni del settimo centenario della rinascita della cattedrale. Fino al 13 novembre i palazzi papali ospitano una mostra dossier dedicata a Lorenzo Maitani, il geniale architetto senese che realizzò la ristrutturazione della costruzione, imprimendo una svolta significativa all'intera architettura medievale europea. Per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione delle news online mercoledì 20 ottobre sul nostro sito www.subasio.tv.